Buongiorno con notizie da mercati. TIM Rete Unica, Colao frena ancora sulla Rete Unica, cede il titolo TIM, Repubblica pagina 21 e tutti, il tramonto del piano Rete Unica, scrive la stampa. Colao gare per la banda larga, il governo secondo il Fatto, pagina 8, archivia il progetto con TIM al comando, Colao sgambetta. TIM in borsa, titola Milano Finanza, pagina 4. Il titolo TIM crolla in borsa, Rete Unica a rischio con gare pubbliche. Sole a pagina 23. L'obiettivo, ha detto il ministro Colao, è soddisfare le esigenze dei cittadini. Le questioni societarie le valutano le società e le autorità preposte. Noi vogliamo portare a tutti la banda larga. La borsa cede alla svolta negativa sul progetto della Rete Unica. Il titolo TIM crolla. Lo stop alla prospettiva di una fusione tra Rete TIM e quella di Open Fibra ha ridato fuoco alle polveri. Questo perché, scrive il Messaggero a pagina 17, nella sezione del PNRR sulla digitalizzazione del paese fa riferimento alla consapevolezza che le reti a banda larga ultraveloce sono una general purpose technology. TIM perde il 5% e annuncia un esposto alla Consob. Niente Rete Unica indaga la Consob, scrive a pagina 16 Libero. Unicredit, l'amministratore delegato, promette un cambio della strategia con un focus sulla crescita. Financial Times, in prima pagina 8. Orsen apre le fusioni, possono accelerare le strategie. Il Sole, a pagina 19, è un po' sotto i giornali. Alla prima uscita pubblica da amministratore delegato, l'istituto, in occasione dei conti trimestrali chiusi con utili oltre le attese a 887 milioni ed un basso 5% del titolo, Orsel mette in conto una crescita tramite acquisizioni che potrebbero rilevarsi un propellente per raggiungere gli obiettivi fissati. Banco BPM, la trimestrale del Banco BPM batte le attese. Milano Finanza a pagina 2, Sole a pagina 19. Ricavi in crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo 2020 e utile oltre le previsioni degli analisti. Nonostante l'accelerazione nella strategia di de-risking che prevede cessioni dei crediti deteriorati e riduzioni delle sofferenze. Il giro d'affari della banca guidata Giuseppe Castagna è salito a 968 milioni, centrando il miglior dato del 2018. Il risultato della gestione operativa ha registrato un aumento del 51,4% a 484 milioni, sostenuto soprattutto dalla crescita dei proventi operativi di 1,13 miliardi. Il margine di interesse è salito poi a 496,8 milioni, con un aumento del 4,8% rispetto ai 474 del primo trimestre 2020. Monte dei Paschi di Siena. Conti trimestrali miglioramenti rispetto alle previsioni, ma ingresso nella lista nera della Consob e ancora contestazioni sulla regolarità dei bilanci degli anni scorsi, mossi dai periti della procura. Così il Monte dei Paschi sui giornali di oggi, su tutti sostanzialmente. Monte Paschi di Siena, perdite tenute nascoste per anni, i dubbi dei periti per la ricapitalizzazione pubblica 2017. Così titola la stampa, pagina 24. 11 miliardi non svalutati. Monte Paschi di Siena torna a perseguitare Draghi. La vicenda infinita del Monte Paschi di Siena. Così domani, pagina 6. Monte Paschi di Siena rinvia l'aumento di capitale e viene spostata nella blacklist della Consob nel giorno in cui sono stati diffusi i conti del trimestre. Così l'attacco del pezzo di cronaca sul Sole a pagina 19. Monte Paschi di Siena rinvia l'aumento, scadenza a metà 2022. Consob mette Rocca Salimbeni nella lista nera. Così il giornale a pagina 22, Monte Paschi di Siena ha più tempo per l'aumento. Vediamo adesso al titolo Creval Agricol. Dopo la chiusura dell'OPA, manca l'intesa tra i vertici due istituti sull'uscita di Lovaglio a pagina 19. Ieri, in occasione della trimestrale, non sono giunte le dimissioni del CEO né di altri membri del board, ma il CDA Creval ha dato mandato al presidente Trotter di convocare per il 18 giugno la nomina del nuovo CDA, che sarà targata Agricol. Nella trattativa bisogna sciogliere alcuni nodi, tra cui il trattamento economico dell'uscita di Lovaglio e la manleva. Bene,
E chiudiamo con Atlantia che fa cassa, scende a 15,9% di OKTF e abbatte il debito sulla pagina 23. Atlantia abbatte il debito di 752 milioni grazie all'esecuzione del contratto di prestito titoli su azioni OKTF sottoscritto ancora nel 2019. Una mossa che permetterà alla compagnia di alleggerire l'esposizione, considerato che a livello consolidato conta un indebitamento netto di oltre 39 milioni, dei quali circa 9 riferibili a ASP ASP. Buona serata a tutti, ci vediamo lunedì prossimo con notizie di mercati.